Oggi prepariamo le orecchiette, quindi vi mostro sia come realizzare le orecchiette e poi una ricettina di pugliese. Incominciamo preparando le orecchiette. Questa è semola rimacinata. Io sto utilizzando una semola rimacinata dai grani antichi e quindi una Senatore Cappelli. Naturalmente voi potete utilizzare la semola originaria oppure la semola rimacinata come sto facendo io. Alla semola andiamo ad aggiungere l'acqua bollente. Le quantità sono 100 g di semola rimacinata o semola, 50 g di acqua bollente e niente sale, perché il sale andrà nell'acqua di cottura della pasta. Aggiungiamo l'acqua poca alla volta. Adesso lo trasferiamo sul piano da lavoro e lo andiamo a lavorare, o come si dice dalle mie parti, lo andiamo a stricare. A questo punto lo trasferiamo sul piano da lavoro. Andiamo a lavorare l'impasto. Il nostro impasto è pronto, come vedete è bello sodo e non appiccica. Ora formiamo una palla e lo andiamo a far riposare per mezz'ora al coperto. Potete metterlo in una bustina oppure coperto con la pellicola alimentare. Passata mezz'ora, come vedete, ho messo una ciotola per non far asciugare troppo il nostro impasto. Tolgo la ciotola e ricavo dei pezzi di impasto, così, e ricaviamo dei filoncini. Questo è il nostro filoncino che abbiamo realizzato. Mettiamo così, prendiamo un coltello, preferibilmente alla maliscia, e andiamo a tagliare dei pezzetti. Mettiamo il dito sul coltello e andiamo a trascinare. Ed ecco l'orecchietta. Prendete un pezzo, trascinate, lo fate appoggiare sul dito e poi lo girate sul pollice. Andiamo a cucinare le orecchiette che ho preparato e le cuciniamo con la rucola e il cacioricotta. Andiamo ad aggiungere nella padella un po' d'olio, l'aglio, io sto utilizzando un aglio fresco, e aspettiamo che inizi un po' a sfrigolare. Adesso andiamo ad aggiungere i pomodori tagliati. Questo è il suono che dobbiamo sentire quando aggiungiamo i pomodori. Inizio ad aggiungere un po' di basilico spezzettato sempre con le mani e aggiungiamo subito il sale. Scoliamo la pasta. Adesso nel frattempo aggiungiamo la rucola al nostro sugo. Io non abbollirò la rucola perché a me piace sentirla scrocchiarella quando la andiamo a mangiare e quindi l'aggiungo nel sugo. Adesso alziamo le nostre orecchiette e le facciamo andare nel sugo e andiamo a mantecare. Facciamo insaporire per qualche minuto e la pasta è pronta.
adesso andiamo ad impiattare. E adesso impiattiamo. E andiamo a condire il tutto con il cacio ricotta, grattugiato al momento a scaglie grandi, così abbondante. Aggiungiamo un bel filo d'olio e il piatto è pronto.